benvenuti in questo nuovissimo video unboxing di questo canale. Oggi siamo qui in un video unboxing in cui ho deciso, signori, siccome avevamo comprato un mouse da gaming di Wish, cioè non è che l'ho deciso adesso, la mia decisione è stata presa mesi fa, ma mi è arrivata dopo il mouse da gaming anche la tastiera da gaming, che tra l'altro vi dico che probabilmente potremmo utilizzarla per una sola live di COD, sia mouse e tastiera, in live sul canale Viola. Tra l'altro domani alle 13:30 mi trovate in live su Warzone a sparare la gente con lo sniper. Comunque, signori, 30.000 mi piace, cioè, non succede niente, anzi, per quelli che sanno, il video è arrivato a 70k like. Abbiamo comprato un qualcosa. Vediamo se sapete indovinare che cosa nei commenti. Comunque, abbiamo comprato questa tastiera da gaming. Intanto, vediamo cosa abbiamo comprato. Allora, abbiamo comprato, vediamo dal titolo che c'è scritto: 104. Ma non ci soffermiamo. 104 case, mouse assurdo più keyboard. Ah, quindi è mouse più keyboard. Set USB, keyboard e mouse. Cioè, se lo ripeti due volte è rafforzativo, quindi è più intenso. Rainbow RGB FPS, perché ricordiamo, con la tastiera e il mouse RGB si fanno più FPS. È proprio una cosa tecnica. Cioè, più luce tue mani dalle tue periferiche, più FPS fai. Ma non vi sto qui a spiegare il motivo. Sospeso, backlit, mouse e keyboard. Ridiciamo. For gaming players è da 3 milioni di time. Tempi da 3 milioni per preistoria. Arriva dalla preistoria. Allora, gaming, mouse set, gaming LED lights e suspension. Suspension. Se la portate a scuola vi sospendo. Quindi questa è la tastiera. È un bellissimo mouse anche, che richiama molto il mio. Anche questo qua che trovate nel gruppo di Amazon. Vi lascio il link in descrizione dove potete aggiornare nelle offerte di Amazon nostre. Get to know us quickly. Allora, speriamo qualcosa di loro, appunto. Abbiamo un feeling meccanico, un colorful, lo smooth control, un simmetrico design, l'optical engine, la suspension, il laser, abbiamo il love. Tutto, ragazzi, abbiamo tutto. Abbiamo addirittura idrofobica, idrofoba, resistente all'acqua. Anche il mouse è bellissimo, però mi sa che il mouse non ci sta dentro lì. La tastiera sembra buona, ragazzi, sembra buona. Tra l'altro dopo dobbiamo andarla a provare. Ok, esattamente 104 tasti, male male. Costa 9 euro al posto di 45. Mi sembra una fretta. La spedizione standard costa 8 euro e generalmente spedita tra il 27 gennaio e il 7 aprile. Potrebbe arrivare nell'arco di 4 mesi, diciamo. Questo è quanto, ma andiamo a vedere che cosa abbiamo comprato, cioè unboxiamo il pacco. E amici miei, l'altra volta vi eravate lamentati perché la scatola se n'è andata. Ho deciso di investire su me stesso come gli imprenditori di Dubai. Il manfrontino che tutti odiate, ragazzi, ma se questo video dovesse arrivare a 100.000 mi piace, non lo usiamo più, ve lo prometto. Ah, questo è il pacco. È, come vedete, la gaming keyboard. Arriva da Shanghai, esattamente dal Shenzhen. No, Shenzhen, non è Shanghai. Shenzhen, Quinai. Non so, magari qualcuno di voi è di quelle zone, insomma, limitrofe. Vediamo cosa abbiamo comprato. Allora, apriamo il pacco. Diciamo che all'olfatto non ci siamo, signori. Sembra proprio, sta proprio di sbocco. Quindi questo è il packaging, venduta così. E la tastiera si presenta all'interno di questa struttura, come dire, ergonomica. Tiriamo fuori la tastiera. Abbiamo ovviamente le istruzioni in cinese, ma anche in inglese questa volta. Diciamo che le istruzioni sono generalmente inutili per le periferiche hardware dei vostri computer, non servono a niente. Questa è la tastiera. Allora, è completamente di plastica, pesa tipo 2 grammi. Questo 2 grammi non è assolutamente una tastiera meccanica, è una tastiera a membrana. È la classica tastiera che adesso probabilmente quando attacchiamo si illumina. Non so se abbia il software integrato, non è come questa Razer qui. Come vedete qua ci sono i punti dove io utilizzo più spesso, diciamo, la tastiera. Quindi abbiamo tasto WSD e quindi questa roba è distrutta. E le freccette di qui che mi distruggono il poggiagomiti. Se non avete un poggiagomiti, compratelo perché è indispensabile. Comunque questa è la tastiera, è letteralmente
letteralmente uguale all'altra, quindi diciamo che da unboxare c'è poco. Ve la faccio vedere anche da qua. Questa è fatta così, è completamente a membrana. Abbiamo nella parte dietro la scritta gaming keyboard, che ci dice che effettivamente è da gaming, perché altrimenti non lo sapremmo mai. Poi abbiamo queste cose qui che si alzano e si abbassano per sollevare o inarcare, insomma, la tastiera. Di base si tengono tutte alte queste robe qua. È orribile, signori. C'è anche dei buchi. Cioè, si vede... Ma si vede attraverso! Si vede attraverso questi buchi! Ci sono dei buchi di proiettile, li hanno sparato. Ma signori, è fornito insieme anche il suo cavo, è un USB normalissimo. Comunque, rispetto all'altra tastiera abbiamo il tasto play, indietro, avanti, stop, play musica. Comunque, io direi, amici miei, di attaccarla al computer e vedere che succede. Allora, signori, signore, signori. Allora, la tastiera si accende, è così, fa abbastanza... Ragazzi, non credo che ci sia un software e non credo che si possa alzare la luminosità dei tasti. Cioè è letteralmente colorata, ma con una luminosità abbastanza ridicola. Cioè vi faccio vedere luminosità della Razer, luminosità della cinese. Ma va bene così, ci accontentiamo. La proviamo su Fortnite adesso. Intanto vediamo se premendo il tasto Win si accende qualcosa lì. Amici miei, funziona. Diciamo che funziona abbastanza tutto. Proviamo a scrivere qualcosa nel blocco note. Allora, vediamo se worka. Ovviamente worka, ovviamente si vede tutto. La cosa da capire è se adesso è davvero una tastiera da gaming oppure una... Perché adesso andiamo a provare in game su Fortnite insieme al mouse da gaming. Allora, vi dico, a livello del prodotto fa veramente sbrattare. Per farvi capire, la mia tastiera della Razer, altrettanto a membrana, pesa tre volte questa cosa qui. Come vedete, è fatta di pezzi di di capelli di qualche specializzato nell'est del mondo. Da cui io mi dissocio, perché la parola sarà bippata. Ma testiamola in game e vediamo se worka. Ed eccoci qui, amici miei, avete la handcam. Tra l'altro dobbiamo vedere anche se è waterproof, quindi adesso da dentro Fortnite poi ci versiamo un po' d'acqua e vediamo se effettivamente è waterproof. Insomma, che cosa dobbiamo fare? Allora, diciamo che i tasti funzionano tutti quanti. Se io buildo funziona, se io buildo funziona, vedete che comunque funziona sta roba qua. Se io faccio così, faccio così, faccio così, faccio così, 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 così. Proviamo a sparare anche. Buildiamo, debuildiamo, buildiamo, debuildiamo. Prendiamo il pompa. Ragazzi, funziona da Dio. Abbiamo il building estremo, estremo proprio pazzo da Davide, da Davide degli RSN. Questo è come builda Davide, vediamo, ok. Ok, funziona tutto bene. Funziona tutto bene, Davide sale ancora, Davide degli RSN, che è quello dell'Unione Sovietica, ragazzi. Non avendo passato il provino, il ragazzo, questa la prende con Trump, ragazzi, con Trump se la prende. Proviamo a scendere, funziona tutto, scendiamo, funziona tutto, scendiamo, funziona tutto. Beh, ragazzi, io direi che questa tastiera funziona da Dio. Cioè, perché io dovrei comprarmi una tastiera da 500 euro quando con 9 euro ho una tastiera che funziona? Non è una Razer, non abbiamo il software in game, ma potrebbe essere waterproof a differenza dell'altra. Ai ai ai, guarda caso, abbiamo dell'acqua qui. Ma secondo me dobbiamo prima staccarla dal... No, non stacchiamola. Madonna, pure... E se esplode? Ok, allora, oddio, oddio, ok, ok, aspetta, forse c'è un po' troppa acqua. Allora, ok, allora, fermi tu, no, 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 no. L'acqua l'abbiamo messa e diciamo che c'è anche molta acqua, lo faccio vedere da qua. Adesso la cosa è vedere se su Fortnite reworka. Siamo seri? Signori, siamo seri, scusate. Scusate. Com'è possibile una roba del genere? Qualche intellettuale mi spiega com'è possibile una roba del genere. Cioè, com'è possibile che io sto ancora buildando qui dentro? Ok, cioè, vedete che l'acqua comunque c'è. Io ho riempito di acqua questa tastiera. Cioè, letteralmente di acqua. Ve la faccio rivedere, guardate. Se no sembra che... Cioè, voglio dire, signori, è completamente piena d'acqua questa cosa qui. E letteralmente funziona.
Signori, io non so che cosa dirvi. Questa è la tastiera da gaming water resistant di Wish. Tutta la casa piena d'acqua, mannaggia. Amici miei, spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo questa sera in live sul canale Viola per concludere la Weekend League. Mentre noi ci vediamo domani, se volete il test di questa tastiera in live su COD, ci vediamo in live su COD domani mattina, più o meno verso le 12, per spaccare il DMR nerfato. Vi ricordo tra l'altro che in descrizione trovate il gruppo Telegram per trovare le migliori offerte di Amazon. È un bot che vi spamma le offerte sulla base dei miei gusti, quindi elettronica, gaming, eccetera eccetera eccetera, sono robe di Amazon. Quindi se vi interessa, se usate molto Amazon per fare i vostri acquisti, è il gruppo giusto dove entrare. Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, cliccate sulla campanella per trasformare questo canale in una chiesa. E noi ci vediamo in un prossimo video. Woo!